e le note accompagnavano il cammino degli oppressi. Quando c'era tanto tempo, era un vanto essere diverso, sulle tracce degli colpevoli, dei delitti, dei depressi. Era appena cominciata la ricerca di noi stessi. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Arriva una telefonata a casa mia, il telefono è stato il sostegno della mia vita perché mi ha mandato in giro in tutti i posti più sperduti e meno sperduti d'Italia. E dico, vuoi andare a Cuba? A fare che? Perché c'è il Festival della Gioventù, si parla della seconda metà degli anni 70, 77 o 78, 78. E dovresti far parte di una delegazione di artisti che accompagnano questa delegazione dalla sinistra italiana a Cuba. La delegazione di artisti era così composta: Francesco Guccini, il canzoniere del Lazio, Iaria con Demetrio Stratos, che ogni volta mi tocca dire è il più bravo cantante che abbia mai sentito nel corso della mia vita. A un certo punto un delegato dell'organizzazione dice, ma voi non avete un segno distintivo, una divisa, perché tutti hanno, chi c'aveva il sombrero, chi c'aveva... No, ma un compagno dice sì, abbiamo le magliette azzurre della nazionale. Parte questo corteo, il corteo si snoda nella città, vediamo un bellissimo palazzo con la col murale Stelcelli di Castro e arriviamo finalmente all'imbocco dello spazio. Il compagno argentino guarda con insistenza il lato B della compagna cubana che stava davanti a me. Questa cosa mi fece decidere a provare a fare il regista, perché il compagno Argentieri, dopo 2 ore e un quarto, appoggia delicatamente la mano sul lato B della compagna cubana. Una cosa antipatia, ma il regista della manifestazione che mandava in onda non solo nel circuito interno ma anche nella Havana, probabilmente anche in tutta Cuba, le immagini di questo bellissimo comizio, stacca sulla mano di Argentieri che fa la chiappa della compagna cubana e lo stadio esplode in una risata, da lì una risata che mi seppellirà. E il compagno si ferma, non capisce che cosa succede, non gli dicono niente e va avanti e questo finisce, no, non finisce, perché di ritorno da questa esperienza là, io vi sto raccontando tutto lì. No, se il vento fischiava ora fischia più forte, le leggi di morte non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.